Buongiorno, signori, ma soprattutto buon anno. Un po' in ritardo, sì, questo è vero. Non ci siamo visti il 1° gennaio. Mi sono mancato, immagino, sicuramente sarà andata così. Mi sono preso un giorno di pausa, di completo relax, e quindi sono tornato oggi invece per ricominciare a pieno, se non a pienissimo, dato che domani sarà già giornata di vigilia. E oggi voglio cercare di iniziare un po' a parlare di quella che sarà la nostra settimana puramente in tinta salernitana, perché giocheremo domani, no, il 4, quindi fra 2 giorni in Coppa Italia e poi domenica alle 18 in campionato, in Serie A. Quindi una settimana tutta dedicata alla Salernitana che in questo momento non sta passando un momento bellissimo in Serie A, anche se l'ultima vittoria con l'Hellas sta diventando qualcosa di importantissimo perché permette di provare a sperare ancora una volta nella salvezza, che questa volta sembra difficile, magari non impossibile, quindi concentriamoci su questa squadra qua. Prima a Torino e poi a Salerno, perché io quando avevo visto il doppio appuntamento con la Salernitana mi ero immaginato di giocare 2 volte su 2 nello stesso stadio. Invece no, non sia mai, lo cambiamo, facciamo praticamente andata e ritorno, uno una volta e uno l'altro. Però oggi io vorrei parlare un po' di calciomercato, perché siamo entrati appunto in gennaio e gennaio chiama calciomercato e credo che ci sia la possibilità a questo punto che la Juventus sul mercato vada a intervenire. Noi ne abbiamo già parlato tantissimo, in realtà la Juventus è già partita, ha già chiuso un colpo, che è quello di Hastic, ce ne avevamo già parlato, arriverà effettivamente, la Juventus ha completato questa operazione per questo giovane talentuoso, ma non arriverà immediatamente, rimarrà a giocare fino a quest'estate nella sua attuale squadra e poi arriverà e si aggregherà in teoria alla Next Gen. Vediamo un po' come va a finire questa stagione per l'Under 23 della Juventus. Quindi la Juventus guarda in prospettiva. Avevamo parlato nelle settimane scorse di alcuni calciatori che potevano arrivare a Torino con delle formule particolari e vi ho sempre detto che nella mia testa il nome principale da portare alla Juventus per un discorso di appunto prospettiva, per un discorso di investimento, per un discorso di formula, era quello di Samardžić, giocatore che quest'estate è stato vicino, anzi vicinissimo all'Inter, poi è rimasto a Udine e semplicemente ha continuato a fornire le sue solite prestazioni. In realtà Samardžić non sarà un giocatore della Juventus, perché a quanto pare è tutto fatto con il Napoli. Napoli che in questo momento ha bisogno di rinforzi, lo ha detto lo stesso De Laurentiis, ha detto ci penso io, a gennaio intervengo io, dato che ci sono state delle cose che non hanno funzionato. Quindi dobbiamo distaccarci un pochettino da questo nome, il centrocampista alla Juventus non sarà lui, ma a questo punto vi faccio una domanda, arriverà effettivamente qualcuno sì o no? Dico questo perché questa mattina mi è capitato di leggere un trafiletto nella prima pagina della Gazzetta dello Sport. Scritto da Fabiana Della Valle e altri, dicevano la Juventus ha deciso di non intervenire, di non fare mercato perché il rinforzo invernale di questa sessione sarà Yıldız. Fermo restando che concordo del fatto che Yıldız è effettivamente, sia effettivamente un rinforzo, e lo abbiamo visto nelle ultime 2 partite, ed è un giocatore che ha iniziato a scalare le gerarchie all'interno della prima squadra della Juventus e da tifoso della Juve, un classico 2005 che fa una roba del genere. Mi gasa, mi esalta, c'è poco altro da dire, è l'unica cosa che riesco a condividere con voi, però mi sembra ovviamente un po' particolare questa indiscrezione, che se Gazzetta ha scritto, Fabiana ha scritto, ci saranno stati i loro motivi, ci mancherebbe altro, però io l'unica cosa che posso fare è discuterne a livello logico, perché veramente siamo stati tutta questa prima parte di stagione a interrogarci sui nomi dei centrocampisti. Si era parlato di tanti, di Højbjerg, di Phillips, del City, c'erano fatti tanti nomi, di Samardžić. Sembrava davvero che la Juventus volesse andare a fare un colpo a centrocampo. Perché vi dico questo? Perché Yıldız sì, può essere un rinforzo, anzi Yıldız a tutti gli effetti lo è, perché è un giocatore che nella prima parte di stagione il campo non l'ha mai visto, poi siamo arrivati invece adesso che è un giocatore che entra nei ballottaggi, entra nelle gerarchie, è un giocatore che sembra anche un po' titolare. E per raccontarvi questa cosa e per discutere insieme a voi della possibilità e secondo me dell'esigenza di avere un centrocampista in più, voglio semplicemente ragionare su questo aspetto. Dato che inizieremo una nuova competizione, quest'anno abbiamo giocato sempre solo in Serie A perché le coppe non le avevamo, ma la Coppa Italia ora inizia. Ed è proprio la Salernitana la nostra avversaria. Vi domando, secondo voi, come sarà la formazione della Juventus?
Questa è una domanda, secondo me, importante e la risposta ci dovrà accompagnare nella costruzione di un ragionamento inerente al mercato. Io ho provato a buttare giù un'ipotetica probabile formazione, ancora troppo presto, molto molto prestissimo, però da domani inizieremo a parlarne, quindi provo a darvi quella primordiale, ve la butto lì, eccola qua. Io ho messo Perin in porta, perché mi immagino che ci sia turnover, dato che Szczęsny sta giocando tutte in Serie A. La difesa, l'ho pensata composta da Rugani, Gatti e Huijsen. Ma sappiamo bene che Huijsen è in uscita, direzione Frosinone, e allora mi viene da dire, si rischierà un infortunio in questo percorso di crescita del ragazzo o giocherà Bremer al suo posto? O magari giocherà Rugani centrale e Danilo a sinistra? Perché la coperta di dietro è corta, con anche l'infortunio di Alexandro. Quindi, non so, magari anche un difensore centrale potrebbe essere un acquisto sensato per la Juventus, perché in questo momento ne abbiamo 5, uno infortunato, un altro sta uscendo, giochiamo a 3, sempre con almeno 3 centrali, quindi la coperta inizia a essere corta anche dietro. Sugli esterni io ho messo Weah e Ealing, perché sono due giocatori che stanno giocando poco, poi c'è il dubbio, Weah riuscirà a fare due partite da titolare nel giro di pochi giorni, dopo essere tornato con un infortunio? In quel caso potrebbe subentrare Cambiaso, che ha giocato, che non ha giocato l'ultima partita per squalifiche, e che tornerà invece a disposizione per le due partite con la Salernitana. Però mi immagino che sugli esterni si voglia dare un senso di turnover, facendo giocare dei giocatori che ancora non hanno mai visto il campo. E a centrocampo? Mi immagino Locatelli, perché è squalificato, e quindi in Serie A non lo vedremo nella partita di domenica. Immagino che ci sarà Nicolussi Caviglia dal primo minuto. Miretti, perché è un po' desaparecido, non lo vediamo da tanto tempo, stiamo parlando di centrocampisti che ci mancano, ma Miretti non gioca praticamente mai. Motivi tecnici, motivi tattici, comportamentali, non lo so, anche l'anno scorso a un certo punto Miretti era scomparso nelle gerarchie di Massimiliano Allegri ed era tornato fuori invece sul finale di stagione. E Rabiot? Forse Rabiot deve fare straordinari. Ricorderete che McKennie è uscito un po' claudicante nell'ultima partita, non stava particolarmente bene, vedremo se avrà recuperato, se avrà smaltito, se sarà a disposizione oppure no. Togliere un altro tassello al centrocampo, già la coperta è corta, poi rischia di diventare cortissima, visto le squalifiche di Pogba e di Fagioli. E davanti, se Yildiz è in rinforzo, sì certo, però Chiesa non è partito titolare neanche l'ultima volta, Milik potrebbe giocare dal primo minuto, attenzione perché Ken potrebbe poi rientrare nel giro di poco tempo, Vlahovic e Yildiz possono essere i sostituti, però davanti abbiamo 5 giocatori per due posti, che sono lo stesso numero di giocatori che abbiamo dietro, ma ripeto, uno va in prestito, uno infortunato, e a centrocampo, per non dire disastro, diciamo che siamo almeno limitati, perché Locatelli e Rabiot li vediamo praticamente sempre, praticamente fuori da questa equazione rimane soltanto il buon McKennie, però mi sembra che la coperta sia veramente, veramente cortissima. E quindi qui salta fuori la domanda delle domande: la Juve può davvero aver immaginato, pensato, deciso di non fare mercato? Secondo me a centrocampo è necessario, dietro è quantomeno consigliabile, perché poi il rischio qual è? Di arrivare alla fine stagione in cui si è dato tanto se non tutto e i giocatori iniziano un po' a mollare la presa, ma per forza di cose, è vero, abbiamo solo una competizione, se non vogliamo contare la Coppa Italia, che comunque è una competizione che a questo punto vorrei vincere dopo le uscite di Napoli e Inter. Mi piacerebbe poter festeggiare un titolo dopo tanti anni, però vuol dire poi che bisogna fare straordinari per due competizioni con una rosa che in questo momento ha bisogno di piccoli ritocchi, e questi piccoli ritocchi li può dare appunto il mercato di gennaio. Non c'è la volontà di investire, non c'è la possibilità di investire. Ricordiamoci che a centrocampo c'è sempre Nonge, che è uno di quei nomi che stiamo continuando a sentire, a leggere, a leggerle anche l'altra sera, ha parlato di Nonge, e quindi si può andare anche in quella direzione lì eventualmente, ma Nonge non ha mai fatto nemmeno un minuto. Ve lo aspettate titolare domani sera con la, dopo domani sera con la Salernitana al posto di Rabiot? Per me è difficile, non credo che possa essere così. Poi magari Allegri in testa questa cosa qua, perché si fida di questi ragazzi, li ha visti crescere, ha visto che in allenamento hanno aumentato i giri del motore, e quindi magari per lui è pronto, ma non credo che questo corrisponda al vero. Quindi se dietro uno come Huijsen è stato deciso di mandarlo in prestito perché la Juve non trova spazio, sì, però allora adesso la Juve lì dietro forse c'è un buco, perché Alexandro non dà garanzie, quindi dopo Danilo, Gatti e Bremer possono avere il raffreddore e nulla più, perché Rugani deve coprire tutti gli altri. Io su un centrale, un centrocampista,
Continuerei a monitorare, mantenere gli occhi e credo proprio che sia necessario, perché ovvio, dietro potevi anche essere a posto così, però se Uisen decide di cederlo, ne esce uno, ne entra un altro nella mia testa. Manna e Giuntoli ne hanno parlato nelle settimane scorse, hanno detto che la rosa era stata pensata con Pogba e Fagioli, quindi va bene, d'accordo, magari aggiungi Yildiz che inizio anno non pensavi potesse rientrare nelle gerarchie, non pensavi potesse essere una questo, però è un giocatore davanti. Quindi o decidiamo di togliere un centrocampista e mettere un trequartista in più, e quindi giochiamo 3-4-2-1 con Chiesa e Yildiz dietro la punta, che è un'altra delle cose che Allegri ha preso in considerazione. Però ha anche detto che in questo momento non siamo pronti e questo momento è una settimana fa. Quindi dubito che da una settimana ad oggi la Juventus sia diventata pronta come per magia senza nemmeno aver mai provato quella soluzione lì. La coperta è corta, non so quante volte l'ho già detto in questo video, ma è un dato di fatto. E quindi voglio sapere anche un po' le vostre considerazioni perché sul centrale se ne parla poco o niente. Però secondo me è un discorso da non sottovalutare. Il centrocampista è palese sotto gli occhi di tutti, ma le squalifiche parlano forte. Quindi credo che questa probabile formazione da turnover, cosa che non siamo abituati a fare in stagione, e che sarà interessante vedere anche la reazione della Juve, perché un conto è giocano sempre quelli, un conto invece è giocano quelli che hanno giocato poco, ritmo partita e tutte queste cose qui, e le hai perse, vediamo se riusciranno a mantenerlo, ritrovarlo e soprattutto andare avanti in una competizione che in questa stagione ha già visto due grandi uscire dal tabellone troppo presto.